La cosa più fastidiosa è che non c'è rispetto. Non c'è rispetto perché ci sono state 3-4 situazioni che aveva accennato anche Andrea Coda, Proprio sulla gestione dei dei cartellini. cartellini, che è stata troppo evidente quell'indirizzo che aveva dato la partita. È una cosa fastidiosa nel rispetto di una città, di una proprietà, nel rispetto dei giocatori stessi. Io credo che questa sia la partita più di categoria e più importante a livello caratteriale della gestione di Torrente. Perché a Pesaro è stata una partita equilibrata, di Serie C, e poi in casa col Modena si è sofferto tanto, poi abbiamo avuto quei due guizzi finali che ci hanno permesso di vincere. A Piacenza, dopo 20 minuti di sofferenza, abbiamo riequilibrato la partita. Questa credo che sia la partita più completa nell'arco di 90 minuti, anche giocando in 10. Questa è una cosa che ci fa ben sperare, ma credo che il problema non sia tanto valutare queste partite, perché io credo tantissimo, credo che il presidente Notari abbia fatto una delle cose migliori che ha fatto, credo, è quella di riportare proprio Torrente a Gubbio, perché credo che sia l'unica persona che in questo momento può aiutare fino in fondo questa squadra e questa società. Diciamo una garanzia a trovarsi fuori, a tirarsi fuori da queste sabbie Sì, molli. perché credo che sia la persona con il suo entusiasmo, conosce la nostra piazza, ha un carisma importante con i giocatori e credo che sia importante. Però c'è un passaggio che è sempre difficile da spiegare perché è una parte di calcio che si nomina poco, ma poi che è la parte essenziale del calcio, che è quella che chiamo sempre particolare degli episodi. Il Gubbio ha questo tipo di carenza, che assolutamente, ne parlo spesso con Vincenzo, dove si deve lavorare. Qui non si parla di moduli, non si parla di tattiche, non si parla di gesti atletici, qui si parla di gestione della partita.